Buonasera a tutti, se ci accomodiamo, grazie. Benvenuto Eminenza e buon compleanno. Con grande emozione e gioia che le porgo gli auguri di tutta la cittadinanza carinarese. La gloria e la grazia di Dio l'accompagnano in questo giorno speciale e per molti altri ancora. Eminenza Reverendissimo, ci sono date che si ricordano volentieri e restano nello scrigno del nostro cuore per anni. Questa è una di quelle. Le giunga tutto il nostro affetto per il suo 80° compleanno, un ennesimo traguardo di una vita importante. Permettetemi adesso di salutare le autorità civili, militari e religiose che sono intervenuti. In rappresentanza della Chiesa, Sua Eccellenza Monsignor Spinillo, Vescovo di Aversa, Sua Eccellenza Delrico e per la Prefettura di Caserta la dottoressa Buonocore. Poi c'è il capitano Lucio Pellegrino, comandante della stazione di Carabinieri di Marcianise, comandante dei Carabinieri di Gricignano, dottor Oliva, l'onorevole Stefano Graziano, deputato, l'onorevole Zannini, presidente della Commissione Ambiente,
Poi c'è l'onorevole Salvatore Aversano, consigliere regionale, l'onorevole Rubano, consigliere regionale e alcuni colleghi, amici, sindaci dell'Agro Aversano. Vedo fra la platea il sindaco di San Cipriano Vincenzo Caterino, il sindaco di Gricignano Vincenzo Sant'Agata, il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano e poi ci sono dei rappresentanti degli altri comuni. Inoltre saluto tutte le autorità civili, militari e religiosi che comunque sono presenti e tutti i cittadini che sono intervenuti questa sera. Permettetemi di ringraziare Don Antonio, il nostro parroco, che con maestria dei migliori registi ha diretto i lavori di questa bellissima festa. Ovviamente un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita dell'evento, dai volontari delle associazioni di Carinaro alla protezione civile e ai vigili urbani. Però adesso gli auguri vanno alla nostra eccellenza di Carinaro. Eminenza reverendissimo, è grande motivo di orgoglio per me e per noi carinaresi essere suoi concittadini e poter festeggiare con lei oggi la ricorrenza della sua nascita. Le siamo grati per aver messo al nostro servizio, a quello di tutti i cittadini, dove ha svolto la sua missione di evangelista, le sue grandi doti teologiche ed una rara capacità di ascolto che ha sempre avuto verso tutti e sempre rivolta alla ricerca del dialogo. In questa bella giornata di festa, nella ricorrenza del suo 80° compleanno, vorrei ricordare a tutti la sua costante e instancabile azione missionaria, che l'ha visto sempre attento e sensibile alle problematiche sociali che accompagnano e spesso rendono difficile e precaria la vita dell'uomo. Sempre sensibile alle aspettative del popolo di Dio e soprattutto a quello dei suoi concittadini carinaresi. Ringraziamo il Signore per averla condotta in mezzo a noi come guida spirituale di questa comunità e la ringraziamo per l'amore e la determinazione con cui ha sempre aperto i nostri cuori durante le sue omelie che con tanto affetto ha recitato qui a Carinaro. In modo particolare la ringraziamo per aver portato in giro per il mondo e con onore il nome di Carinaro. E non solo. La ringraziamo per essere stato sempre caritatevole, vero, generoso, esemplare, comprensivo, umano. Costante presenza di Cristo in mezzo a noi e portatore di verità della Chiesa e nella sua successione apostolica. Per tutto questo noi carinaresi le siamo grati e fieri per tutto quello che ha fatto e farà per tutti noi. Eminenza, insieme ai miei migliori auguri per una lunga vita ancora intensa e ricca di soddisfazioni, siamo onorati di poterle porgere un dono da parte dell'amministrazione che le consegnerò come segno di profonda gratitudine. E mi permetta questa sera di prendere in prestito per una volta il suo motto carinarese. Amaronna da accompagnarci andando. Le dono questo omaggio che è simbolico ovviamente, rappresenta una chiave che non è solo la chiave di rappresentanza della cittadinanza di Carinaro, ma lei ha avuto sempre la capacità di aprire i nostri cuori e di portarli e di elevarli al nostro Signore. E quindi io la ringrazio a nome di tutti i cittadini di Carinaro perché lei possa mantenere questa chiave ed aprire sempre i nostri cuori. Grazie. Infine, permettetemi, questo è un dono particolare che a noi fa molto piacere. Noi dell'amministrazione doneremo, non dico la cifra per correttezza, doneremo alla fondazione neocostituita da Sua Eminenza per i giovani di Carinaro. Quindi qui veramente vi chiederei un grossissimo applauso per Sua Eminenza.
Thank you.
Siamo in attesa di Sua Eminenza e i vescovi convenuti per iniziare la solenne concelebrazione in onore dell'80° compleanno del nostro cardinale Sua Eminenza Don Crescenzo VI. Sapete, Carinaro è stato sempre orgogliosa di un suo figlio che dalla sua famiglia d'origine è riuscita a raggiungere gli alti livelli della gerarchia ecclesiastica, quindi da prima arcivescovo, poi cardinale, poi prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, poi in ultimo come arcivescovo metropolita di Napoli, quindi una carriera luminosa che è stata culminata con l'incarico più importante di coordinatore, di segretario generale del Giubileo del 2000. Quindi Carinaro, diciamo che era il cuore pulsante del Giubileo del 2000, e quindi noi siamo orgogliosi di Don Crescenzo, noi affettuosamente lo chiamiamo Don Crescenzo perché io gli ho servito pure la messa, quindi chi vi parla, abbiamo anche dei vincoli di padrine e padrini, quindi c'è una affezione particolare verso il nostro cardinale. Come dicevo, è una manifestazione questa della festa degli 80 anni voluta dal parroco in primis, perché il parroco anche lui figlioccio di Sua Eminenza, e quindi ci tiene molto per Sua Eminenza, e tant'è che si è messo in moto subito la macchina organizzativa con le varie associazioni. Io stesso sono il vicepriore della Congregazione di Santo Femme, con il gruppo Caritas, il gruppo del Comitato Festa, il gruppo dei volontari della parrocchia, che si sono subito attivati per organizzare questa maestosa festa, che adesso inizia con la celebrazione eucaristica, ma culminerà con un ricevimento negli spazi parrocchiali nell'oasi di Santa Eufemia, e quindi una manifestazione, come dicevo, sentita, voluta dal popolo di Carinaro. È utile ricordare che ci sono diversi sindaci con a capo il sindaco di Carinaro, il dottor Nicola Affinito, ci sono i vari sindaci dell'Agro Aversano, c'è l'onorevole Rubano, sindaco di Puglianiello, nonché deputato, c'è l'onorevole Graziano, c'è l'onorevole Zannini che stanno qua presenti tra di noi, quindi hanno voluto onorare anche loro questa celebrazione. Un dovuto e doveroso ringraziamento alle forze d'ordine, al comandante dei carabinieri di Marcianise, Pellegrino, a quello di Cesa, Oliva, e ci sono tante altre autorità che hanno voluto onorare il cardinale. Non per ultimo l'ordine dei cavalieri che ci onorano della loro presenza. E questo sta per iniziare, come vedo già il corteo
per la celebrazione della Santa Messa. Sarà una celebrazione molto toccante, già c'è stato il saluto del sindaco iniziale, ma subito dopo ci sarà anche qualche altra sorpresa. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverendissima, a nome della Chiesa locale, nella Chiesa che qui nella diocesi di Aversa
e nelle parrocchie che la compongono, tra cui appunto la parrocchia di Santa Eufemia qui in Carinaro. Con grande gioia non solo le porgo il benvenuto che ha tutto il sapore di un bentornato, come sempre nella terra in cui si è nati e in cui ci si sente di casa, ci si sente di famiglia. Ma siamo qui a salutarla con tutte le autorità civili e militari che prima appunto sono state ricordate dal signor Sindaco e con tutta quanta una comunità che sente oggi di vivere con gioia questo anniversario, questo compleanno nel quale si coglie l'occasione come ricorrenza per esprimere il ringraziamento al Signore, il ringraziamento anche a ciascuno per la vita che viviamo insieme, che viviamo come dono di Dio, e il ringraziamento perché siamo riuniti in comunità e abbiamo davvero tanto desiderio di continuare a camminare insieme. Le ricorrenze hanno questo grande valore, il valore di permetterci di esprimere al meglio la verità dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, di condividere appunto le nostre speranze. E il ringraziamento allora al Signore per il dono della vita, il ringraziamento a Lei che ha speso questi anni nella fedeltà, nel servizio alla Chiesa, nell'attenzione quindi alla vita dei fratelli, nell'annunzio del Vangelo, nella carità fraterna. Ecco, questo ringraziamento è Eucaristia, è il ringraziamento che ci unisce al Signore nel mistero della misericordia di Dio donata all'umanità e di cui tutti siamo chiamati ad essere partecipi, ciascuno nella sua forma, ciascuno nella sua parte. Allora siamo qui questa sera a dire grazie al Signore, dicevo, che ci chiama ad essere partecipi della sua carità. A Lei che ha vissuto la carità del Signore e vive la carità del Signore nella forma propria del ministro della vita della Chiesa, del pastore attento alla vita di tutta quanta la comunità, nel servizio di tutta quanta la comunità. E questo ringraziamento, mi permetto di dire, è anche un po' il suo, che viene questa sera a ringraziare la comunità di origine che non ha mai smesso di seguirla, che non ha mai smesso di accompagnarla, che non solo si onora della sua presenza e del suo ministero, del suo servizio alla Chiesa universale, ma sente quell'appartenenza che diventa anche preghiera, sostegno, diventa compagnia appunto nel cammino. E allora grazie di cuore per questo momento, che, ripeto, è ringraziamento al Signore per il dono della vita, è ringraziamento al Signore per il dono della vocazione e soprattutto un momento di condivisione, di fraternità che ci fa essere uniti a Cristo, ci chiama ad essere sempre più intensamente uniti al Signore perché con il suo Santo Spirito possiamo essere illuminati, guidati, sostenuti sempre di più sulla via della carità. Grazie e nella preghiera accompagni ancora tutti noi come noi sentiamo con tanta fraternità di accompagnare Lei. Grazie eccellenza, grazie. Adesso cari fratelli, cari amici tutti, concittadini, prepariamoci spiritualmente, interiormente a celebrare questa Eucaristia che vuole essere un inno di ringraziamento a Dio per il dono che ha dato a ciascuno di noi, dono della vita. Un dono che continua giorno per giorno ad essere accompagnato da colui che è nostro Padre, ma che in Cristo Gesù è diventato anche nostro fratello, per nell'attesa poi di questa vita definitiva e eterna che il Signore darà. Ecco, se meriteremo
di compiere il disegno che lui ci ha assegnato. E ora, con un gesto di umiltà, di semplicità, chiediamo al Signore di perdonare le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, Padre di ogni dono, da te discende tutto ciò che siamo e abbiamo. Insegnaci a riconoscere i benefici della tua immensa bontà e ad amare te con tutto il cuore e con tutte le forze. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Facciamo ora l'elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro generazioni. Di altri non sussiste memoria, svanirono come se non fossero esistiti, furono come se non fossero mai stati, e così pure i loro figli dopo di loro. Questi invece furono uomini di fede e le loro opere giuste non sono dimenticate. Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro posteri. La loro discendenza resta fedele alle alleanze e grazie a loro anche i loro figli. Per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli, il Signore. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tardi, uscì con i dodici verso Betania,
La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivoltò all'albero e disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelle che vendevano e quelle che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo dirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero dei fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero dei fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità, io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona a voi le vostre colpe». Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo doveroso, dolce dovere, quello di salutare e ringraziare tutti voi, cari amici, che partecipate come questa celebrazione, per ringraziare il Signore del dono della vita, mia, della vostra, di ognuno di noi. Tutti proveniamo da quel Dio che ci ha sempre amati, che ci mantiene in vita e che ci prepara il premio di una vita che non finirà mai. Voglio salutare e ringraziare innanzitutto il Signor Sindaco, con tutta l'amministrazione che così ha in qualche maniera voluto abbellire questa celebrazione, questo evento, ecco, nel miglior modo possibile. E poi tutte le care autorità, deferente saluto, prefettura, tutti voi, autorità civili, autorità militari, sacerdoti Arostan e Bicani. Ecco, i sacerdoti, Aversa, Napoli, insomma non mi scugliono. Bene, abbiamo celebrato ieri sera anche a Napoli, ma
adesso ci ritroviamo qui. Ma il mio ringraziamento va soprattutto con grande affetto, con grande stima ai cari eccellentissimi vescovi, Monsignor Angelo Spinillo, a Rossano, ha già girato tutto qua, Monsignor, mio vescovo della mia terra, e poi Monsignor Del Rico, nunzio apostolico, tanti anni, e vabbè, tutti quanti, se non già fornimmo, se non fa mezzanotte, ha fatto tutto quanti no, ecco così. E capo dei capi, il caro parroco, la mente, il cuore e le braccia, insomma, di questa bella celebrazione che è voluta da tanto tempo, vero Andò? Ti fa male la capo? No, ancora no. Ma ecco, perché? Perché è la coralità, è la familiarità, è la stima vicendevole, il prendersi cura dell'altro che insieme forma poi che cosa? Forma una famiglia. 2 giugno 1943, secolo, millennio passato. 2 giugno 1923, oggi, 80 anni, mamma mia, se uno ci pensa, dice, ma com'è possibile? Allora, nato qui in questo paese, e naturalmente come tutti i bambini appena nati, non mettete a chiagnere, ma per l'allegria, per la gioia, E oggi, 2 giugno del 23, cantiamo tutti insieme, ecco, come un'orchestra, vero Eufemia? Un'orchestra a Dio, il nostro inno di ringraziamento, il nostro inno di ringraziamento. Perché? Perché il Signore questo ha voluto. Ha voluto che nascessi in questo bel paese. Allora, caro sindaco, allora Carinare faceva 2000 abitanti, con tutte le galline e cose. Mo arriviamo. Secondo, quando un nonno Crescenzo, che a mattina mi scedava, e quando non voleva scedare, pigliava correa e mi chiavava. Portava a Carinare, una pandrutta qua, teneva una vasca, un puzzo, eccetera. Dovevo far girare a cavallo, no? per tirare l'acqua, innaffiare. E a cavallo girava, allora si fermava, ma io dormevo. E papà mi chiamava. Ecco, ma poi il pensiero di Dio. Nato in questa famiglia che ringrazio per i tanti insegnamenti che mi ha dato, genitori, fratelli, sorelle, adesso nipoti, pronipoti, strapronipoti, insomma stanno tutti quanti a KIB. E allora vogliamo ringraziare per questa famiglia naturale. Non è un, come tutte le famiglie, non è una cosa chiusa in sé, no? Che una la famiglia naturale che faceva parte di una famiglia civile, cioè le tante famiglie che componevano il comune di Carinaro, che sono parte del comune di Carinaro. Per cui, tu che sì, se ho figli. I Ninini Baurocci, no? Sì, però sono pur carinarese. E allora ci mettevamo a giocare qua, vicino qua, a Stagnariel, con le immagini di Bartali Coppi, no? A chi vinceva. Poi ci bisticciavamo,
poi ci scazzottavamo, poi ci facevamo pietrati, insomma, in tutta maniera. Non scognizzi chille che non si... Beh, Carinaro che mi ha insegnato la prima scuola qui, poi a un certo punto avevo visto di fronte a... O portone mio, no? Stevano un seminarista, si chiamava Nicola, vestito così. Allora usciva e dice, ma tu perché stai vestito così? E io sono seminarista. Ma chi è un seminarista? È uno che sta in due seminari. Ma era stato sta a Verz. Ah, e che facete là? Là mangiamo, bevimmo e dormimmo. Ah, allora vengo pure io. È così, da Carinaro passai ad Aversa. Ricordo papà e mamma che mi accompagnarono col carrettino, no? Allora, la prima, portammo pure il materasso da casa, non ci stava niente, si era roba a guerra, no? Eravamo figli della guerra, mangiava, vivere e dormivamo. E allora portavamo tutto, adesso non è più così, No, mo Wesco ci pensisse. E allora così ad Aversa, questi anni in seminario di Aversa. E poi da questa famiglia naturale, da questa famiglia civile di Carinaro, alla famiglia ecclesiastica, da Aversa a Salerno, poi a Salerno ci andai a Roma, ma a Roma ero stato in Gemaristate. Allora Don Gennaro ne approfittò una volta, che seve, e mi portò a Roma, Piazza San Pietro. E siccome non ci facevano passare, si presentò come segretario di un cardinale. Io sono segretario, ci facevano passare e arrivai vicino al Papa. No? E così a Roma. Poi ecco, da Roma, dalla famiglia naturale alla famiglia civile, alla famiglia ecclesiastica, alla famiglia della Chiesa, alla famiglia di Dio, come sacerdote, messomi a disposizione di quello che chiedevano i superiori. Allora il vescovo Monsignor Cese, che mi voleva che restassi ad Aversa a insegnare filosofia lì, e va bene, a Roma, a Accademia, ma Accademia, quale Accademia? Ma dice, qua io sono il presidente dell'Accademia, ma eccellenza, che è Accademia? Ma a dove state di casa? Che stiamo a Piazza della Minerva. Ah, e come ci fa a venire là? Vabbè, guardate la vita com'è fatta la nostra vita. Tutto un mistero di Dio, tutto un dono di Dio. E così poi da Roma, va bene, nel mondo, sempre con la bandiera di Carinaro. Sempre portando il profumo orgoglioso della mia terra. Cioè, allora facevano un curriculum, no? Nato a Carinaro, ma a Rosso si trova Carinaro. E Carinaro si trova vicino a Verza. E a Rosso si trova Verza. Più o meno è provincia di Caserta. Ma Caserta è provincia. Quando io ero in Thailandia, che sapevano che Caserta sia provincia? No, capitano? È così. Però tutto sta vicino a Napoli, allora sono diventato il Monsignore napoletano con Giovanni Paolo II quando è venuto qui. Ecco, posso dire davanti a Dio che il profumo di questa terra mi ha sempre accompagnato, sempre fiero di essere di questa città, di questa diocesi dell'Italia. Di tutti quelli che in qualche maniera hanno aiutato a formarmi come uomo, come sacerdote e poi come vescovo. E questo, ecco, 2 giugno 43, 2 giugno 2023, tornato alle origini, a respirare l'aria buona di Carinaro. Sindaco, com'è? È buona l'aria? Più o meno così, no?
ma mi ci trovo a respirare a pieni polmoni. Questa è la mia terra, questa è la terra che mi ha dato le origini, la terra che mi ha formato in scuola elementare, lì a Vicolo Sepe, no? Questa è una scuola elementare, è la terra che mi ha accompagnato sempre con la preghiera, con la preghiera, con l'aiuto, con l'amicizia. E io adesso, dopo un secolo di vita, ritorno per pregare insieme con voi, per pregare con voi, per pregare, per rendere, ecco, il mio tributo di amore a voi carinaresi, cercando di sostenervi con la preghiera e con la vicinanza. E allora, però, io non voglio fare solo chiacchiere. Io vi voglio bene, sì, va bene. O dice, mo, dopo non avere più, 5 minuti dopo non avere più. Ma io vi voglio bene veramente. Allora, con fatti concreti, con fatti concreti. Allora, noi continueremo adesso il premio della scuola, anche con assistenza della prefettura, diciamo un premio ai bambini. Sono tutti bravi, bravissimi, uno meglio di là, però a premiare, Santa premiare solo. Allora c'è una medaglia d'oro, ma d'oro, non una patacca, oro veramente, al primo classificato. Medaglia d'argento al secondo classificato e medaglia di bronzo al terzo. E poi tutti gli altri, una medaglia d'onore a tutti gli altri della scuola nostra di Carinare. Ma poi sto pensando anche a fare delle buone opere, a lasciare un segno della mia riconoscenza, gratitudine anche dopo. Che cosa farò? E non vi dico, me la tenete solo per me. Quando sarà il momento, il parroco ve lo farà sapere, vero? Con l'aiuto. Allora, manteniamoci nell'amicizia, nella stima vicendevole. Io vi voglio bene e so che voi mi volete bene. Però il maestro è una preghiera, non dico un rosario, neanche 10 Ave Maria, 4 Ave Maria, una Ave Maria. Una per voi tutti e tutti per uno, per me. Ce ne facciamo la promessa. Allora, viva Santa Eufemia, viva la Madonna che ci accompagna in tutti i passi della nostra vita, viva Gesù, viva la Chiesa di Cristo. Amen. Ecco, allora diciamo materializziamo la nostra preghiera invocando il Signore, la forza del suo Spirito, perché continui a scendere su questa nostra città, sulla nostra provincia, sulla nostra regione, sull'Italia intera, sul mondo intero. Il Signore, nella sua generosità, nella sua misericordia, ascolta le nostre preghiere e ci viene incontro con l'intercessione di Maria, sua madre. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa, il Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Vescovo che presiede questa celebrazione, Crescenzio, i sacerdoti, i diaconi, perché siano pieni della grazia di Dio e continuano a essere
punto di riferimento, di vicinanza e di nutrimento per il popolo cristiano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che ci governano, perché amministrino i popoli con giustizia, legalità e retta coscienza, sapendo che il Signore ha dato la vita per tutti gli uomini, senza distinzione di razza e religione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità che cammina seguendo le orme di Cristo, perché cresca nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che vivono la fatica della malattia o il dolore del lutto, perché nella nostra comunità le famiglie imparano a sostenersi reciprocamente e sappiano aprirsi per donare aiuto e vicinanza a chi è in difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Concedici, o Padre misericordioso, di convertirci a Te con tutto il cuore, per ottenere dalla Tua bontà ciò che Ti chiediamo con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore. Siamo arrivati al momento della consacrazione, dopo l'omelia del Cardinale, un'omelia che oserei dire tutta carinarese, perché il nostro Cardinale ha iniziato un vero e proprio excursus parlando della sua infanzia e della sua lunga carriera politica. Infatti ha ricordato quando egli giocava con i suoi amici qua, con i cosiddetti stagnarieri, cioè allora c'erano questi tappi di bottiglie che venivano usati come passatempo, dove c'erano le foto stampate dei calciatori, dei ciclisti. E quindi ricordare la sua origine, diciamo che è come ritornare bambino, significa non rinnegare la storia da cui proviene. E poi è stato anche bello il passaggio che ha fatto quando è stato con i genitori accompagnato al seminario vescovile di Aversa, sì, è vero, i genitori, e poi mi è piaciuto molto che ha nominato Don Gennaro Murra, quindi tutti i carinaresi sanno chi è stato Don Gennaro Murra, non solo per Carinaro, per la diocesi, ma per l'intera regione Campania. Quindi questa allocuzione al nostro Don Gennaro, diciamo che è stata proprio appropriata e giusta. E Don Crescenzo non ha mai rinnegato le sue origini, tant'è che in uno dei passaggi della sua omelia diceva, quando andava fuori, dice: lei dove è andata? A Carinare. E dove si trova Carinare? Vicino a Aversa. E dove si trova Aversa? Vicino Caserta. E dove si trova Caserta? Vicino a Napoli. Quindi diciamo c'è stato questo attaccamento alla terra natia che l'ha permeato per tutta la sua vita, per tutta la sua carriera ecclesiastica. È vero, sì, Don Crescenzo è stato non solo in Brasile e nelle tante terre lontane, ma poi quando è ritornato è stato anche assessore al Vaticano nella segreteria di Stato con il Cardinale Benelli, che lo volle suo collaboratore. Poi durante questa lunga carriera lui ha sempre calpestato la terra delle missioni, tant'è che dopo la grande nomina, come dicevamo prima, segretario generale del Giubileo del 2000, il Papa San Giovanni Paolo II
l'onorevole prefetto per la congregazione dei popoli, cioè allora veniva detto il Papa Rosso perché teneva la giurisdizione su tutti e cinque continenti, quindi Don Crescenzo, diciamo, è stato anche conosciuto come Papa Rosso, e il Papa Rosso per le sue competenze, per la sua lunga vita diplomatica ha girato tanto il mondo, e egli stesso diceva parlava della Thailandia, della Birmania, di tutte le terre d'Oriente che lui ha visitato quale cardinale, quale prefetto della congregazione della evangelizzazione dei popoli. Ed ora siamo qua a Carinaro per ricordare il suo 80° compleanno, 80 anni che sono stati vissuti intensamente. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode, per i benefici che ci hai elargito, e ti chiediamo che i doni da te gratuitamente ricevuti diventino azioni di grazie a gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. E i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Eufemia e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Vescovo Cardinale Crescenzio, me, indegno tuo servo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e noi con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. L'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù il Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo. Santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male. Fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Siamo giunti al momento della comunione, uno degli ultimi atti della celebrazione eucaristica. Mi piace ricordare che ieri nella Basilica del Buon Consiglio di Napoli il nostro Cardinale ha iniziato, diciamo, la celebrazione del suo 80° genetriaco con il clero di Napoli e della Campania. C'erano tantissimi vescovi, tantissimi sacerdoti e il suo successore, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Don Mimmo Battaglia. È stata una bella celebrazione, un bel momento che io ho seguito attraverso un servizio della TV e quindi a dimostrazione del fatto che anche ancora una volta Napoli, ricordiamo che il nostro cardinale è stato ben 16 anni arcivescovo, pastore della arcidiocesi metropolita di Napoli, quindi una cosa non indifferente. E a suggello di tutto questo lui ha voluto, logicamente, come sta facendo stasera qua da noi, festeggiare il suo compleanno con i tanti sacerdoti, i tanti suoi collaboratori che in tutti questi anni della sua permanenza a Napoli lo hanno aiutato e collaborato. Mi piace anche ricordare che tra i sacerdoti convenuti questa sera c'è, oltre al parroco che è di Carinaro, anche l'altro carinarese, il parroco Don Giuseppe Marino, che da qualche anno guida la parrocchia di San Giorgio Martire in Trentola Tucente. È nativo di Carinaro, un nostro amico, un nostro compaesano. Un pensiero va anche alla corale. Voglio ricordare che la corale, diretta magistralmente dalla nostra maestra Eufemia Barbato, è composta dai i componenti, diciamo, sono tutti carinaresi e che durante l'arco dell'anno animano la liturgia domenicale e le feste principali. Quindi a dimostrazione che ancora una volta tutta Carinaro si è stretta attorno al nostro cardinale. E quello che mi piace pure rimarcare in questo momento è che c'è una massiccia partecipazione del popolo, voi perché la giornata è buona, voi perché il popolo di Carinaro ci ha sempre tenuto, non possiamo ricordare in questo momento Santa Eufemia che, come dice e diceva qualche volta il cardinale, è stata la sua stella polare, quindi l'ha portata sempre dove andava, nei viaggi, dove andava nel mondo, alla sua protezione. Quindi la Santa Eufemia che riesce ancora una volta a penetrare nei cuori di tutti. E Carinaro, come ricordavo prima, non è nuova a queste celebrazioni. Voglio ricordare in questo momento sempre una manifestazione fatta ad onore del Cardinale nel 2001. Allora io ero nelle vesti di amministratore, facevo il vice sindaco, con tutta l'amministrazione di allora, con il popolo fedele, organizzammo la festa per la nomina di Sua
eminenza cardinale. Quindi immaginate un paese carinaro che, voglio ricordare, mi piace ricordare, che aveva avuto come personaggi illustri nella Chiesa padre Giuseppe Petrarca, che è stato rettore dei padri Bernabiti di Napoli, è stato vice provinciale dell'ordine dei Bernabiti. Poi aveva avuto come arcivescovo Monsignor Francesco Maria Petrarca, un altro carinarese, che comunque hanno dato lustro alla nostra piccola comunità. E poi, come non ricordare, Monsignor Vincenzo Coppola, che appena nominato vescovo di Ariano Irpino rifiutò di prendere possesso per ragioni di salute, non stava bene. Allora, tra gli scritti che abbiamo trovato, dicevano e scrivevano che aveva il diabete, quindi lo impedirono di prendere il possesso della diocesi di Ariano Irpino, ma comunque fu nominato vescovo. E poi tra le persone civili, come non ricordare il prefetto Barbato, Angelo Barbato, che è stato non solo prefetto di Latina, ma anche consigliere di Stato, commissario straordinario prefettizio della città di Roma, quindi una personalità, un consigliere di Stato che ha dato lustro sempre a Carinaro. Poi c'era l'ispettore Utif di Carinaro, ha finito. Volevo, sì, e quindi tutte queste persone hanno dato lustro a Carinaro. Volevo intervistare un attimo al presidente della Proloco. Presidente della Proloco, in diretta sul contrasto, qualcosa sul cardinale? È una personalità che ha dato lustro al territorio carinarese. È una persona che si è fatta valere all'interno delle istituzioni ecclesiastiche e questo fa onore sia al comune di Carinaro sia alla comunità carinarese, ma penso che sia un vanto per tutta la regione Campania avere una persona tanto dedita al mondo ecclesiastico, ma tanto dedita anche a tutto ciò che lo sta circondando in questo momento. Ed è una persona che ancora mostra in tutto e per tutto il suo valore, il suo affetto e la sua caparbietà ad andare avanti sempre a 360 gradi per tutto ciò che sono le problematiche del vivere sociale nella nostra provincia. Presidente della Proloco Santa Efemia di Carinaro, ma anche presidente regionale, provinciale della Proloco, voglio ricordarti che noi l'abbiamo fatto socio benemerito onorario della nostra Proloco, quindi la Proloco Santa Efemia di Carinaro che onora il cardinale Sepe di Carinaro. Grazie Presidente. Passiamo ad un giovane che sta qua del popolo. Allora Peppe, sicuramente è un grande evento questo per tutta la nostra Carinaro, perché comunque Sua Eminenza ha portato alto il nome nel mondo del nostro paese. E niente, un piacere oggi festeggiare insieme a lui il suo 80° genetliaco. Un altro giovane, qualcosa sul cardinale? Sicuramente questa è una bella giornata per Carinaro e soprattutto per i carinarisi, è un modo d'orgoglio e di sprono verso i giovani anche. Bravo, quindi è un sentimento comune che teniamo per la nostra Carinaro. Bello, cardinale. Sì, faccio gli auguri e poi io già ci fa una bella domanda. A Bre, si sa ricorda ancora di me? Si sa ricorda di me? Sono 40. Non ricordi te? No, io ce l'ho già fatta la domanda perché l'ha già essere convinto. Sono passati 60 anni che non mi vedo. E ci voglio fare gli auguri direttamente, va bene? Va bene, e dopo lo farà. Va bene. Non. Che mezzo di... 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 Che
Tanti auguri al cardinale. Auguri, auguri. Auguri, auguroni al cardinale. Quindi il popolo festante sta qua. Cristiane salute. Come noi infatti sentiamo il popolo, perché comunque, come accennavo prima, il popolo di Carignano comunque è sempre attento, è sempre partecipe a queste manifestazioni. Quindi la celebrazione eucaristica è quasi terminata. Adesso c'è il momento di saluto e di ringraziamento del nostro parroco, dopodiché c'è un ricevimento della nostra Oasi Santa Fe negli spazi parrocchiali, laddove con un elegante ricevimento, diciamo un agape fraterna, dove il cardinale alla fine spegnerà anche le cosiddette candeline sulla torta. Quindi ancora un momento di gioia, ancora un momento festoso con il nostro cardinale che da lustro ha dato lustro e sta dando ancora lustro a cardinale tra il popolo. Quindi il popolo, la sua gente, la nostra gente che vive questa festa, questo evento gioioso nella sua carità. Come scrivevo nel manifesto, quindi il cardinale è orgoglio della nostra terra e della nostra carità. Quindi noi stiamo in festa, sì, è una festa religiosa, ma credo che sia una festa di tutti, perché il cardinale è sempre un nostro compaesano, è sempre un nostro concittadino che ripetiamo un'altra volta, ha dato lustro a Carignano, sta dando lustro, e questa è la risposta del popolo che festante partecipa a questa solenne concelebrazione, animata, come dicevo, dalla corale Santa Eufemia, che poi si concluderà con un momento di agape fraterne e con lo spegnimento delle candeline sulla torta. E quindi buon proseguimento a tutti. Preghiamo. O Padre, che ci hai ridonato come cibo spirituale il sacramento di salvezza del tuo Figlio, a te offerto il rendimento di grazie, confermaci con questo dono di forza e di gioia, perché possiamo servirti sempre più in santità di vita e sperimentare ancora i nuovi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eminenza, con il vostro permesso e con il permesso del nostro amato Vescovo, vorrei anch'io esprimerle gli auguri. Ecco, ma prima di esprimere gli auguri volevo innanzitutto ringraziare, ve lo dico dal profondo del cuore, non ho scritto nulla, ma volevo ringraziare un po' tutti quanti voi che insieme in queste settimane abbiamo preparato, perché non sono stato soltanto io, ma un po' ci siamo messi insieme. E riflettevo tra me e me che quando ci mettiamo insieme, questa nostra bella terra, come diceva anche Sua Eminenza, riesce ad esprimere veramente delle cose belle, perché questa bella celebrazione, che è una celebrazione della vita, come diceva Sua Eminenza all'inizio di questa Santa Messa, esprime veramente la bellezza anche della nostra umanità, al di là di tutti i problemi che tante volte viviamo nella nostra terra così martoriata. Però vi dico grazie per la vostra fattiva collaborazione, grazie
per la vostra disponibilità. Ringrazio tutti i volontari, tutte le persone che in tanti modi, in modi diversi, ecco, mi avete aiutato per la realizzazione di questo evento così importante per la nostra comunità parrocchiale. Quindi dico a tutti grazie, senza citarne uno, così rischio di dimenticare qualcuno. E a questi ringraziamenti permettetemi anche, come parroco, con il permesso del nostro amato Vescovo Angelo, anche di esprimere a nome mio, a nome di tutti quanti voi, ecco, il nostro Vescovo lo ha espresso così bene, a nome della Diocesi, ma ecco, proprio per il legame, in quanto carinarese, mi sento trasportato anche da questa gioia del nostro amato Cardinale, ecco, per esprimergli i nostri auguri. Ho scritto, ecco, in questi giorni, ho scritto qualche rigo, ecco, che esprime un po', diciamo così, la figura del nostro Cardinale. Fede esemplare, profonda spiritualità, afflato pastorale, passione per lo studio e particolarmente per la filosofia, lungimiranza, puntuale capacità di analisi profonda delle diverse problematiche, anche in ambito politico e sociale, accompagnata dalla prontezza di individuare e proporre adeguate risposte, solidi fondamenti cristologici e antropologici ed ecclesiologici, tesi a sottolineare la centralità della persona umana e della cultura. Queste e tante altre sono le doti che contraddistinguono il solido ed ampio magistero del nostro amato Cardinale Crescenzo Sepe. Eminenza reverentissima, ci sono date che si ricordano volentieri e resteranno nello scrigno del nostro cuore per anni. Questa del 2 giugno 2023 è una di quelle. Buon compleanno in questo giorno per lei tanto importante, ed io come parroco di questa comunità, a nome di tutti, voglio augurarle il tutto e il niente, tutto ciò che può renderla felice e niente che la faccia soffrire. Ogni compleanno è un traguardo, un avvenimento, una conquista, un momento di crescita, è un capitolo della vita che si chiude ed un altro che si apre verso il futuro. Ed io le auguro che sia un futuro magico, proficuo e pieno, anzi stracolmo di cose belle e straordinarie. Eminenza, le auguriamo tutto il bene del mondo, tutte le esperienze belle possibili ed immaginabili. Ci tengo a precisare, gli auguri non sono perché sta invecchiando, ma perché possa rimanere sempre in salute, sorridente, disponibile e illuminato. Auguri perché siete stato e rimarrete il più bel regalo per tutti noi. Dopo aver percorso come pellegrino le strade del mondo e dopo aver udito e conosciuto come assetato esploratore le lingue e le culture più disparate della terra, come spesso ci ricorda amabilmente, le diciamo grazie, Eminenza, per aver portato attraverso la sua vita pellegrina Gesù a così tante persone e perché possa continuare a testimoniarlo fra di noi con il suo stile garbato, con il suo ordine rigoroso, con la sua disponibilità generosa e anche con il suo abito e con la sua preghiera. Ci stringiamo a lei spiritualmente, facendo pervenire tutto il nostro affetto e la nostra ammirazione, grati per averci fatto riscoprire con il suo insegnamento e la sua testimonianza di vita la dolce e confortante gioia di evangelizzare. Nella nostra comunità, la sua presenza è una vera fortuna per tutti noi. In tutti questi anni abbiamo sempre apprezzato il dono della sua presenza spirituale, così illuminata, come una vera benedizione di Dio per tutti noi. Il Signore Gesù le doni sempre salute, serenità,
pace ed ogni benedizione. Tutti noi le rinnoviamo stima, lode, onore e ammirazione. Eminenza, tutti insieme le porgiamo tantissimi auguri e non dimenticate mai che vi vogliamo bene e, come dite sempre, Amaron ci accompagna. Adesso alziamo per la benedizione e queste parole commoventi del nostro parroco Don Antonio, veramente non solo la forza fisica con cui ha potuto, saputo, voluto organizzare, ma anche il suo dinamismo spirituale, il suo dinamismo pastorale. Grazie, grazie Don Antonio. E poi, scusate se io poi, cioè, ho fatto chist, a 80 anni uno si scorda qualcosa, no? È normale, no? Voi, quando arrivate a 80 anni, fate un basso, giusto 90, così, Allora volevo di nuovo appunto ringraziare intanto la scuola Gandormi, che le fa a festa di Santa Eufemia, bravi, siete veramente bravi, soprattutto con l'Ave Maria finale che è roba nostra. No? Bene, grazie. E poi vedo qui col binocolo il nostro caro amico Nello Cancello, al quale va tutto il mio ringraziamento, vi ecco il ringraziamento per la sua partecipazione affettuosa, cordiale e senza della quale forse non potevamo fare niente. Bravo, bravo Nello, a te, alla tua famiglia e a tutto il bene che fai, soprattutto per dare lavoro ai nostri cittadini di Carinaro. Grazie. E adesso su tutti la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.